4 giorni per più di 50 appuntamenti. Numeri di una 21esima edizione di Brodetto Fest che cambia format presentandosi al Lido di Fano non più a settembre ma dall'1 al 4 giugno. 4 giorni di full immersion nei sapori del mare in una rassegna dal respiro sempre più internazionale. Presentata prima a Barcellona, poi a Londra e ieri il semaforo verde da Fano presso il ristorante Casa Orazi dell'Hotel Augustus. Abbiamo creduto nell'opera dei ristoratori, abbiamo creduto nell'opera dei nostri marinai, di tutta la filiera del pescato. Oggi siamo diventati ancora più ambiziosi, visto il coinvolgimento anche di tante istituzioni, dal Ministero delle Politiche Agricole fino a tutte le persone, la politica della Regione Marche. Ci siamo dati questa impronta perché vogliamo che Fano e la Regione Marche diventino il polo internazionale delle zuppe di pesce. Questo vuol dire confrontarsi con tante altre regioni, parlare un linguaggio diverso per quanto riguarda l'enogastronomia, migliorarlo ancora, migliorare il festival non solo, ma migliorare proprio la visibilità della nostra città e della nostra regione. Tra le principali novità abbiamo sicuramente il ritorno di una competizione, che è la competizione, la gara nazionale del brodetto e delle zuppe di pesce. Verranno a Fano ben 5 regioni italiane, il Veneto, la Liguria, la Toscana, il Lazio e la Puglia, verranno a cucinare. Non a replicare il brodetto fanese, ma verranno proprio a cucinare il loro brodetto, la loro zuppa di pesce. Si sfideranno nei giorni della kermesse, verranno giudicati da una giuria d'eccezione e da lì verrà fuori il miglior brodetto, la migliore zuppa di pesce di questa 21esima edizione del Brodetto Fest. Un'altra novità importante è uno spazio dedicato al vino, ci sarà il Brodetto and Wine, un'area dedicata dove varie case vinicole potranno far degustare i loro vini in abbinamento col cibo, e quindi tutti gli avventori del Brodetto Fest potranno non solo mangiare il brodetto, ma potranno anche degustare degli ottimi vini in abbinamento con del buon cibo. Un'ultima novità, ma più che una novità è una riconferma, è lo spazio Bro, uno spazio dedicato alla cucina dei pescatori, il brodetto che verrà cucinato in loco nei pentoloni tradizionali, quindi tutti avranno la possibilità di vedere come verrà cucinato il brodetto, ma più che altro avranno la possibilità poi di degustarlo nello spazio dehors allestito davanti alla cucina. È annunciata per il 4 giugno la presenza al festival anche del ministro all'agricoltura Lollobrigida. Una presenza istituzionale al culmine di una carrellata di ospiti fra cucina e cultura che saranno inaugurati dal divulgatore scientifico televisivo Roberto Giacobbo, presente al Lido il 1 giugno. Io sono molto contento di questo perché Roberto Giacobbo è uno dei personaggi televisivi che adoro di più, perciò sarà anche naturalmente il personaggio che aprirà ufficialmente la carrellata di grandi personaggi, grandi chef che in questi 4 giorni si susseguiranno al Lido di Fano in occasione della 21esima edizione del festival. Abbiamo voluto così anticipare a giugno questo bellissimo appuntamento, sia perché c'è la necessità da parte della città di destagionalizzare. In questo giorno, parlando anche con gli operatori, insomma, già giugno è un mese molto pieno, quindi la città ha bisogno di anticipare la stagione e farlo parlando di gastronomia, parlando della buona gastronomia nella nostra città. Tra l'altro, un progetto che rientra pieno nel progetto Fano Gastronomica che stiamo portando avanti, insomma, è veramente molto importante e di grande promozione per noi. E poi, in un periodo dove, insomma, i nostri pescatori escono, pescano e quindi possiamo trovare il pesce nelle nostre tavole, quello che arriva direttamente dall'Adriatico, e quindi non ci sarà il fermo pesca come di solito accadeva a settembre. È un Brodetto Fest che accende anche l'attenzione sul comparto della pesca, come rimarcato dall'onorevole Mirko Carloni e dall'amministrazione regionale. Focalizzare l'attenzione verso il comparto pesca, perché effettivamente il piatto, il brodetto, nasce dal pescato che deve essere qui del nostro mare Adriatico ed è un comparto che ha delle difficoltà e che noi vogliamo anche attraverso queste iniziative valorizzarlo e potenziarlo. A breve avremo la nuova programmazione dei fondi europei sulla pesca, FEAMPA, e li utilizzeremo per sostenere la pesca marittima e per portare di nuovo il pesce nelle mense dei marchigiani.